Ben ritrovati al settimanale di Taurianova TV, edizione del 12 settembre 2022. Chi non ride è fuori moda. Questo è il titolo dello spettacolo dedicato alla memoria di Giacomo Battaglia, voluto dalla città metropolitana che si terrà a Reggio Calabria in Piazza Castello. Sul palco ci saranno anche Silvia Mezzanotte, Martufello, Gabriele Marconi, Mario Zamma, Roberta Cannata, Angelo Russo, Vittorio Iaccone e l'Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Artia. Giacomo Battaglia, detto Carmelo Versace, era un uomo buono, un grande professionista, una persona meritevole degli onori riservati ai grandi protagonisti della scena teatrale italiana. A Reggio Calabria si è tenuto il 38° convegno nazionale idraulica. L'Università Mediterranea si conferma polo di ricerca d'eccellenza nel campo delle costruzioni idrauliche. Carmelo Versace, sindaco facente funzione della città metropolitana, ha dichiarato che è motivo di orgoglio poter ospitare questo evento scientifico organizzato dall'Università. Per questo un plauso va al rettore Giuseppe Zimbalatti, al professore Felice Arena e a tutta la struttura del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Energia Mediterranea per aver organizzato a Reggio Calabria questo importantissimo e qualificato momento di studio. Palazzo San Giorgio, una storia lunga 100 anni. È stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra Palazzo San Giorgio 100 anni, evento promosso dall'Assessorato alla Cultura nell'ambito delle iniziative dedicate alla celebrazione del 100° anniversario dalla fondazione dello storico Palazzo Municipale Regino. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, il prefetto Massimo Mariani, l'assessora comunale alla cultura Irene Calabrò, il presidente del consiglio comunale Enzo Marra e le autorità militari. La nostra, ha evidenziato il sindaco facente funzioni Brunetti, è anche un modo per valorizzare i tanti vissuti e le numerose esperienze di vita che in 100 anni si sono inevitabilmente intrecciati con il percorso amministrativo e con le vicende legate al governo della città. 100 anni portati benissimo e che si aprono al nuovo scenario che riguarderà il Palazzo Comunale da qui al breve nell'ambito dell'intervento di riammodernamento ed efficientamento già programmato dall'amministrazione. Taurianova. Si è concluso il concorso di street photography Madonnari 2022. Organizzato dalla Consulta delle associazioni e della società civile del Comune di Taurianova, con la collaborazione del Club Fotoamatori Gioiese e il patrocinio del Comune di Taurianova. Tra tutte le opere partecipanti sono state selezionate 30 fotografie esposte in una mostra allestita presso la Chiesa del Rosario a Taurianova. La mostra è stata aperta il 7 settembre alla presenza dell'assessore Massimo Grimaldi e Don Mino Ciano. Presenti i rappresentanti di tutte le associazioni della consulta. I vincitori del concorso sono: primo classificato Leo Fiumara con la foto Ma Donne, secondo classificato Giuseppe Mangione con la foto Madonnari 22, terzo classificato Rocco Pignataro con la foto Bimbi. La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale a Pietro Vilasi. Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente della consulta, avvocato Anna Maria Fazzari, la quale ha ringraziato il Club Fotoamatori Gioiesi per la preziosa collaborazione e l'assessore Massimo Grimaldi che ha creduto e sostenuto il concorso sin da subito. Presente il vicepresidente della consulta, nonché presidente dell'Associazione Amici del Palco, architetto Giacomo Carioti, promotore del concorso internazionale dei Madonnari. La premiazione dei vincitori del concorso fotografico si è svolto il 9 settembre alle ore 21:30 in piazza Giuseppe Macri, servizio di Pino Battista. Oggi parte la mostra
del concorso fotografico Street Photography, organizzato dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Taurianova nell'ambito della manifestazione Madonnari 22. Il titolo del concorso è appunto Madonnari 22 e si è richiesto ai vari partecipanti di fare delle foto di street photography, quindi foto di strada che raccontano i madonnari nel percorso o comunque dei fatti che accadono durante i madonnari, e quindi noi abbiamo ricevuto ben 100 fotografie. 100 fotografie che sono state valutate da una giuria di esperti, 5 membri, ricordo Torcasio che fa parte che è il presidente della FIAF della Calabria, poi Daniela Sidari, FIAF di Reggio Calabria, e Gervasi, FIAF di Crotone. In più un artista di Taurianova, anche se vive a Roma, Vincenzo De Moro, e una fotografa di Taurianova, Roberta Laganà, che è ormai laureata in fotografia e che da anni vive a Roma e fa la fotografa a Roma. Hanno valutato in maniera libera e nello stesso tempo, senza sapere i nominativi dei vari partecipanti, hanno valutato le 100 foto. Ne hanno scelto 30 per questa mostra. Il concorso prevedeva 25, su richiesta della stessa giuria l'abbiamo ampliato a 30 e hanno valutato i vincitori. 3 vincitori, la giuria ha chiesto di effettuare una menzione e l'abbiamo fatta, e giorno 9 di settembre saranno premiati i vincitori. Oltre ad avere una targa avranno anche un premio in un buono spesa che è previsto per questo concorso. Questo concorso è organizzato dalla Consulta delle Associazioni, ma c'è il patrocinio del Comune di Taurianova che ha patrocinato anche economicamente questo evento. Per questo ringraziamo l'amministrazione comunale, il sindaco, in particolare l'assessore Grimaldi, l'assessore agli eventi. Questa mostra vuole raccontare quello che è la manifestazione dei Madonnari, ormai una manifestazione che ha una certa importanza sia a Taurianova, sappiamo che ormai la riconosce anche una legge regionale, e dove intervengono tantissimi artisti provenienti da tutto il mondo. Con questa mostra noi vogliamo fare anche una memoria storica di quello che è il concorso, e quindi siamo partiti con questa prima edizione. La Consulta delle Associazioni è soddisfatta sia per la partecipazione di ben 23 fotografi, ma soprattutto per la qualità delle fotografie. Ringrazio tutte le associazioni della Consulta che hanno partecipato a questo evento e hanno partecipato all'organizzazione di questo evento. Ringrazio anche l'Associazione Fotoamatori Gioiese che ha contribuito notevolmente alla realizzazione di questo concorso. Ne avevano gli strumenti e hanno dato anche i suggerimenti giusti. E quindi le professionalità, la volontà appunto di tutte le associazioni hanno portato a questo risultato. Oggi vediamo la qualità di queste fotografie che veramente raccontano quella che è la grande manifestazione organizzata dagli Amici del Palco e che ormai si è svolta la 7ª edizione e aspettiamo un altro anno l'8ª edizione. Allora, per la prima volta a Taurianova questa sera si inaugura la mostra fotografica dei Madonnari, una mostra organizzata dalla Consulta delle Associazioni di Taurianova per la prima volta, una mostra organizzata sì da tutta la Consulta ma fortemente voluta e seguita fino passo dalla Presidente della Consulta Anna Maria Fazzari. Proprio è una bella cosa innovativa, qualcosa
che effettivamente rimane anche dopo i Madonnari, dopo il concorso internazionale dei Madonnari, qualcosa che dà lustro anche al di fuori di Taurianova. Peraltro è una mostra che ha naturalmente le finalità non solo propagandistiche e conoscitive, ma è una mostra che avrà anche dei premi. E per l'assegnazione di questi è stata chiamata sempre dalla Presidente Anna Maria Fazzari una giuria non di persone comuni, ma di persone che sono adeguate proprio per la valutazione di queste bellissime foto. È stata anche positiva l'iniziativa di fare la mostra, in questo luogo che è diventato ormai per Taurianova la Chiesa del Rosario, un luogo estremamente importante proprio per la collettività, e quindi ecco, ci auguriamo che le finalità siano raggiunte, e naturalmente come componente della consulta delle associazioni di Taurianova mi pregio di formulare un vivo ringraziamento a tutte le associazioni della consulta che hanno dato l'adesione, all'amministrazione comunale che ha dato il suo patrocinio, e sempre alla presidente della consulta Anna Maria Fazzari, e anche al vicepresidente Giacomo Carioti, perché a parte che lui è stato il promotore del concorso dei Madonnari, però mi risulta che ha anche collaborato per questa mostra. Un'altra bella pagina scritta per Taurianova. L'Amerigo Vespucci omaggia i bronzi di Riace. Il sindaco facente funzione della città di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha accompagnato l'equipaggio dell'Amerigo Vespucci, guidato dal capitano di vascello Massimiliano Siragusa, in visita al Museo Archeologico Nazionale per un breve tour che ha toccato la visita ai bronzi di Riace. L'incontro si inserisce nell'ambito della Due Giorni in Riva allo Stretto, che la storica nave della Marina Militare Italiana ha voluto inserire nel proprio programma di attività, accogliendo con entusiasmo l'invito delle istituzioni cittadine, scaturito nel quadro delle iniziative celebrative dedicate al 50° del ritrovamento dei bronzi. Si è riunito il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, nel corso del quale sono stati approvati tutti i punti all'ordine del giorno. I punti all'ordine del giorno riguardavano la ratifica di due delibere del sindaco metropolitano facente funzione e l'aggiornamento di alcuni aspetti relativi ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali. Il Comitato Feste approva il programma dei festeggiamenti civili a Reggio Calabria in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione. Spiccano i due concerti dei Tiro Mancino e di Malika. Il delegato ai grandi eventi e alle feste mariane Nino Malara ha illustrato le iniziative ai margini della riunione. È stato comunicato che il Luna Park prenderà posto nell'area del Tempietto, mentre la fiera verrà collocata nella parte bassa di Pentimele. Il concerto, finanziato dalla città metropolitana di Tiro Mancino, si svolgerà a Piazza del Popolo, e quello di Malika Iane a Piazza Indipendenza. Infine i fuochi d'artificio saranno al largo del lungomare Italo Falcomatà. Autorità portuale di Gioia Tauro, nuova asta ferroviaria per Automar SPA.
anche il terminalista Automar SPA, che gestisce il trasporto delle autovetture nello scalo calabrese, si è dotato di una propria stazione ferroviaria per permettere ai treni di giungere direttamente nell'area interna alla propria concessione. Il primo convoglio ferroviario carico di furgoni è stato all'interno dell'area realizzata anche da Ferrovie Italiane e dall'azienda Ventura. Per il porto di Gioia Tauro si tratta di un percorso di sviluppo verso la sua piena intermodalità, che vedrà giungere un programmato numero di treni nel corso delle prossime settimane. Concorsi a Reggio Calabria. L'assessore comunale al personale Francesco Gangemi fa chiarezza circa i recenti sviluppi riguardanti l'avvio dell'attesa stagione concorsuale e ribadisce che le sezioni verranno gestite direttamente in modo rigoroso e trasparente, esattamente come è stato fatto per ATAM e Castore. Chi solleva polemiche pretestuose si faccia un esame di coscienza. Il percorso avviato dall'amministrazione comunale in piena sinergia con la città metropolitana, teso a rilanciare e dare nuova linfa all'intera macchina burocratica degli enti, sta andando avanti per come prestabilito e soprattutto senza alcuni cambiamenti rispetto a quelli che la stessa amministrazione comunale ha posto quali capisaldi fondamentali della propria azione, ovvero rispetto delle regole e la più assoluta trasparenza. Scuola Allievi Carabinieri. Il benvenuto della città metropolitana al nuovo comandante colonnello Vittorio Carrara. Il sindaco metropolitano facente funzione Carmelo Versace ha preso parte insieme al sindaco facente funzione Paolo Brunetti alla cerimonia di assunzione e cessione del comando della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Alla guida della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria è stato chiamato il colonnello Vittorio Carrara, che raccoglie il testimone del colonnello Alessandro Magro, al vertice del prestigioso polo di addestramento dell'arma dal 2019. 6 settembre 2022. 79 anni dopo la strage nazista a Rezziconi, la più grave di tutto il meridione, le 17 vittime sono state commemorate sulla piazza a loro dedicata. La strage fu compiuta dai reparti tedeschi, ormai in fuga dalla Sicilia verso il nord mediante colpi di cannone sparati contro le case e le strade di Rezziconi per circa 16 ore, come rappresaglia nei confronti degli abitanti del paese, due giorni prima dell'annuncio dell'armistizio dell'8 settembre. Un corteo partito da Piazza Municipio verso Piazza Caduti 6 settembre 1943. Dopo l'omelia di Indommino La Rocca ha preso la parola Giulio Varone, presidente dell'AIONS Sandro Vitale, presidente dell'Associazione 25 Aprile, AMPA, e Pippo Ventra, presidente dell'undicesimo distretto Lions, e il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino. Ha concluso il sindaco di Rezziconi Alessandro Giovinazzo, dopo l'alza bandiera sono stati depositati fasci di fiori e una corona di alloro alla stele dei caduti, diverse associazioni presenti tra questi Alioscia, AMPA, ANEI, ex internati militari italiani. Bovalino, cerimonia commemorativa in memoria del brigadiere Antonino Marino. In occasione del 32° anniversario dell'assassinio del brigadiere Antonino Marino, nei giorni scorsi a Bovalino Marina, presso l'omonima piazza intitolata al sottufficiale alla presenza del comandante della Legione Carabinieri Calabria, il generale di brigata Pietro Francesco Salsano, del prefetto di Reggio Calabria, del comandante provinciale di Reggio Calabria, colonnello Marco Guerrini e di altre autorità militari e civili, nonché del sindaco del comune di Bovalino, della vedova del brigadiere signora Dama Rosetta Vittoria ed altri familiari, è stata deposta una corona d'alloro presso il monumento intitolato alla memoria del decorato caduto in un ignobile agguato il 9 settembre del 1990. A seguire è stata officiata una messa da parte del vescovo di Locri, Monsignor Francesco Oliva, e del cappellano militare Donaldo Ripepi.
Al brigadiere Antonino Marino il 25 maggio 2010 è stata intitolata l'omonima piazza Bovalino Marina e il 30 settembre 2011 la caserma di Platì, sede dell'attuale stazione Carabinieri. Comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, operazione Nuova Linea 'Ndrangheta, esecuzione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 soggetti per associazione di tipo mafioso e contestuale decreto di sequestro preventivo. A Reggio Calabria, nelle province di Verona e La Spezia, i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, nei confronti di 22 soggetti ritenuti responsabili di associazione mafiosa e responsabili di estorsione e reati vari. Palmi, in debita percezione del reddito di cittadinanza, denunciati 12 persone dai carabinieri. Nei giorni scorsi i carabinieri del gruppo di Gioia Tauro hanno denunciato 12 persone residenti nei comuni di Giffone e Molocchio per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Sarebbero circa 120.000 euro i contributi illecitamente percepiti dal 2019 ad oggi, accertati nel corso delle attività in indagine poste in essere dai militari, finalizzate a riscontrare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, dall'esame dei dati documentali acquisiti è stato possibile riscontrare che all'atto della domanda i soggetti, tutti di età compresa tra i 20 e i 60 anni, avessero reso false dichiarazioni o omesso volontariamente di comunicare informazioni ostative alla concessione del beneficio. Gli esiti dell'attività investigativa sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, all'INPS ai fini dell'interruzione dell'elargizione del sussidio nei riguardi dei soggetti interessati e il recupero delle somme indebitamente percepite. Questura di Reggio Calabria, Polizia di Stato. Emessi 9 provvedimenti d'AQUR per gli autori di una brutale aggressione avvenuta sul lungomare reggino. I provvedimenti d'AQUR, cioè divieto di accesso ai centri urbani, DASPO urbano, applicati nei confronti di 2 giovani, di cui 2 di essi minorenni, autori della brutale aggressione avvenuta il 31 luglio sul lungomare Falcomaetà, ai danni di un ragazzo accerchiato e ripetutamente colpito con calci, pugni e persino con un casco. Passiamo allo sport. La Regina vuole difendere la vetta ed è vietato abbassare la guardia. Il tecnico Pippo Inzaghi sa motivare la sua squadra e incita e guida i suoi giocatori. Il rendimento in questo primo scorcio di stagione è stato incopiabile. Guai ad abbassare la guardia, il calendario delle partite non è mai in discesa, ma la salita potrebbe essere meno ripida giocando con la massima concentrazione. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo appuntamento.